il Rotary rende omaggio al premio Nobel per la pace del 2007 Filippo Giorgi. Nella prima conviviale del 2019 il club sulmonese gli ha conferito l'importante riconoscimento del Paul Harris Fellow. È una grande soddisfazione anche perché mio padre è stato uno dei fondatori del Rotary di Sulmona, quindi per me è anche un modo anche per ricordarlo in un certo senso. È un riconoscimento importante, quindi sono molto contento. Ad aprire la serata è stata la presidente del Rotary, Caterina Fantauzzi, che ha messo in risalto il valore del professor Giorgi, vanto e gloria della città di Sulmona che gli ha dato i natali. Il professor Giorgi è un sulmonese illustre, appunto, che è conosciuto in tutto il mondo per i suoi studi sul clima. Il Rotary Club di Sulmona non può non tener conto di questo, per cui il direttivo ha pensato di conferirgli il massimo riconoscimento del Rotary Club, il Paul Harris. Questo riconoscimento prende il nome proprio dal fondatore del Rotary, che era un avvocato di Chicago. Giorgi attualmente ricopre l'incarico di responsabile della sezione di fisica della Terra presso l'International Center of Theoretical Physics di Trieste e si è sempre distinto per impegno e capacità creativa nella ricerca di soluzioni al difficile problema del riscaldamento del pianeta. Professore, per quanto riguarda i cambiamenti climatici, dalla conoscenza all'azione, cosa manca ancora per compiere questo passaggio fondamentale? Purtroppo penso manchi ancora parecchio, perché come si è appunto visto nell'ultima riunione di dicembre in Polonia, l'accordo di Parigi comincia ad essere in bilico perché alcune nazioni si stanno tirando indietro e quindi siamo ancora un po' in alto mare. Occorre secondo me una forte spinta dal basso, soprattutto dalla società civile, quindi dai cittadini, che facciano un po' capire ai governi che bisogna muoversi in maniera un po' più vigorosa per cercare di rimanere al di sotto di questa soglia dei 2 gradi di riscaldamento globale, che è una soglia molto importante. Per Filippo Giorgi il problema va affrontato partendo da una riconversione energetica. Cioè un sistema energetico che oggi è fondato sull'uso dei combustibili fossili, che emettono appunto questi gas serra che poi provocano i cambiamenti climatici, passare ad una un sistema energetico fondato più su intanto efficienza energetica e soprattutto sulle rinnovabili. Si sta già facendo parecchio, soprattutto in Europa, in questo senso. Anche l'Italia è abbastanza virtuosa. Per esempio l'Enel sta già dismettendo tutte le centrali a carbone e facendo nuove centrali appunto eoliche e fotovoltaiche. Il problema è un po' quello dei paesi emergenti, che oggi sono diventati i maggiori emettori. E quindi bisogna un po' bilanciare quello che devono fare i paesi già industrializzati e quelli emergenti. Il professor Giorgi si rivolge soprattutto ai giovani, perché questa problematica riguarda il futuro, riguarda i nostri figli, quindi i ragazzi e i loro figli. E quindi è importante che soprattutto nei ragazzi si crei una maggiore consapevolezza di questo problema. Filippo Giorgi dichiara infine di tornare ben volentieri nella sua Sulmona con un auspicio fondamentale. Sono un ex studente del liceo classico, del liceo Ovidio, ai tempi in cui c'era ancora la sede storica, che spero venga presto ripristinata.